Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo in una puntata di Fire Emblem The Sacred Stones. L'ultima volta ci siamo infiltrati nella fortezza di Renval, non mi veniva la parola, per tentare di salvare Ephraim. Abbiamo però scoperto che Ephraim non era qui, era già scappato e che questa era una trappola architettata dalle capiedi di Walter, che è questo tizio. Inoltre Orson ha deciso di passare da Inter a Milan, pessima idea, non si capisce se sono interista, e quindi adesso è dei nemici, dovremo ucciderlo più avanti. Sta di fatto che mi sono organizzato per fare il grosso del turno nella puntata precedente, perciò non dobbiamo fare altro che passare e vedere come siamo messi. Ok, allora questo mi doppia però. Kyle non ha abbastanza velocità. Au. Cavolo, però anche te, Arthur, dovevi per forza essere... E che dovrò sicuramente tirarlo fuori da lì, poi. A meno che non riesco a schivare la freccia. Ha schivato la freccia. Ok, d'accordo. Io non dico niente. Io non mi lamento. Non mi lamento. Allora, per il momento Ford si porta Ephraim da questa. Kyle si libera del mercenario. Prende anche un rango. Bella B. Quest'altro mercenario siamo nelle stesse condizioni di prima, però. Dovrò stare attento. Lute può avanzare un pochino. Erika pure. Per il momento passiamo. Lui, come previsto, si infila da una parte. Arthur ha ancora voglia di schivare. Va bene, va bene. Beh, a questo punto non ci interessa, perché Arthur muore... Cioè, Arthur muore. Arthur uccide sicuramente questo arciere. E ora possiamo fiondarci sul campo di battaglia. Beh, velocità non è male, dai. Devo cercare di buttarci dentro il più indentro possibile. Da questa scalinata, oltre una certa casella che non so dove sia, uscirà un ladro che in teoria ha una chiave scasso da rubare. Spero di essere in grado di rubarla. Nel frattempo voi altri vi potete accalcare qui. E Kyle, può tirare un po' di gente un po' per volta. Ford lo segue a ruota e possiamo andare. Aia. Ok. Quello di cui posso essere sicuro in questo let's play è che mi sto beccando un sacco di critici che non mi merito. Io a questo punto posso... vediamo. Tirarmi fin qua. Equipaggiaggio dell'otto, usare un elisir. Ed eliminare un po' di persone. Ok. Se mi butto il più indentro possibile, potrei riuscire a raggiungere il ladro e rubargli la chiave. Vediamo. Nel frattempo Franz può attirare alcune persone. Vieni, Arthur.
Questo soldato probabilmente te lo do a te. Allora, vediamo. Vanessa si infila qui. Ehi. Beh, perché no? Facciamole, basta. Ok. Siamo piuttosto bene, direi. Ford. Ok. Tu muori, a prescindere. I critici dei Fantini sono sempre una figata, perché fanno girare tutto. Come immaginavo, tu levi tantissimo. Non mi sorprende, perché sei un mago. Mi sono liberato del giavellotto. Un livello a Kyle. Bravissimo! Bravo, ti sei guadagnato un posto nel team. Oh, ma tu hai un... Oh, ok. Non credevo che avessi uno di quelli. Eccolo. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. In tal caso un'altra idea. Mi paro qui e uso una lancia sottile. Non dovrebbe scappare, credo. Credo che sarà, diventerà aggressivo, ma no, no. Non ne sono completamente certo. Lo sapevo che mi ricordavo male la velocità. Mi sono confuso con Fireman 7. 14, porco cane. Come faccio ad attirare un 14 fino lì? Beh, ho una mezza idea di come farlo, ma... Vediamo se riesco a tenerlo lì abbastanza a lungo da poter provare a rubare. E se non vuole rimanere lì, scapperà subito. C'è poco da dire. Vanessa è la persona che gli leverà di meno. A prescindere, se decide di combattere il tipo. No, ma dai, sopravvivi veramente? Non posso neanche allenare il rango spada senza che succedano queste cose. Che un arciere random sopravviva. E allora ti ammazzo, basta. Efraim ha ancora voglia di prendere livelli. Livello di merda, ma ci sta, ci sta. Va bene, finché Efraim va bene. Non me ne frega niente finché Efraim. Ok, vediamo. Qualcuno deve proteggere Vanessa, però. Ok, non sembra male come formazione. Joshua può andare un po' avanti. Arthur si prepara a uccidere il cavaliere. E Mulder avanza. Sembra un buon piano. Vediamo cosa fa il ladro. Beh, innanzitutto, ovviamente, dovrò prendermene un po' da lui. Tu dovresti avere una chiave, giusto? No, infatti. Dovrei avere sicuramente abbastanza magia da uccidere il cavaliere senza problemi e dare l'esperienza ad Arthur. Fantastico. Tanto Franz ancora livelli, dai. Ci sta, velocità è sempre buono. Vorrei che procassi un pochino di forza, però. Se no diventa un problema. Aio. Ok. Diventa aggressivo, come pensavo. Però... Non ho tanto tempo.
Ok, che non aumenti forza va bene. Non mi interessa, però cacchio. Non ho tanto tempo, non mi piace sta cosa. Allora, devo tirare in dentro più gente possibile. Tu devi morire. Mi serve più esperienza possibile. E forse... siamo in grado di combinare qualcosa. Cacchio, però colma. Non essere in grado di rubare questa cosa è tremendo. Per il momento. Allora, Arthur si libera del tizio. Spende un po' di esperienza. Allora, voglio provare a salvare. E voglio provare a fare una cosa. Se sono in grado, vediamo. Ho bisogno che Franz non demolisca quel mago. Oppure posso tirarlo con loot, vediamo. Sì, posso tirarlo con loot. È probabilmente la migliore cosa che posso fare. Dopodiché... devo trascinare Colm il più vicino possibile a me. Allora, ecco quello che proviamo a fare. Intanto, tu vieni qui e ti liberi di questo tizio. Che è mezzo alle balle. Non voglio averci a che fare, non ora. No! No! Porca puttana! Sono una merda! Ho mancato un livello 8. Sono nella merda grande, grande come una casa. Comunque, l'idea era quella di cambiare le armi e vedere come si comporta il ladro. Quindi, voglio provare a vedere se riesco a non fa- voglio vedere cosa fa adesso quando vede che non può... che non può far altro che attaccarmi. Senza rubare niente, a prescindere. Ah, ma tu non hai una cosa, allora. Mi pianto un colpo di Regen Life in testa. No, perché mi serve quella chiave scasso, mi serve. Mi serve, quindi non posso proprio fare niente a riguardo. Vediamo se Franz sopravvive. E come si comporta il ladro. Oh dai! Lo sapevo. Lo sapevo che succedeva la stronzata, lo sapevo. E allora riproviamoci in maniera diversa. Stavolta curo Franz, così anche se manco il colpo, almeno dovrebbe sopravvivere. Sì, ok, dai, Mulder, prendi i livelli, veloce. Ok, questo è un bellissimo livello. Non discuto. Le mosse sono le stesse di prima. Manchi uno, va bene, non mi interessa. Tu ti tiri indietro. Tu uccidi. Ha pure crittato stavolta. Il problema sta nel fatto che... dovrò cambiare armi con Erika. Vabbè, dai, ci sta. Posso farlo. Non è un problema. Colm deve avvicinarsi. E devo... no, non posso nemmeno tenermi questa, è vero. Devo stare così, per forza. No, ho fatto la stronzata. Aspetta. Ma non è giusto. Ok. Credo sia giusto. Sì. No, che non voglio che mi rubi un unguento, perché se appena mi rubo un unguento è probabile che cambi comportamento e decida di andarsene. Allora, andiamo avanti così. Già 14, porco cane, però. Ah, stavolta schivi. Franz di merda. Che balle quando fai così. Sì, ok.
E nel frattempo Lute guadagna anche un pochettino di esperienza. Ha voglia ancora di attaccarmi. Ok, ci sta. Devo tenerlo lì il più possibile e sperare che Colm guadagni velocità adesso. È più che sufficiente, ma sarò in balia dell'altro mago? No, bene. Di venire colpito non me ne importa niente. Dai Colm, per favore. Per favore, collabora. Bravo. Oh, adesso possiamo rubare la chiave. Però devo liberargli un po' l'inventario. Ok, ora posso andare a rubargliela. Però devo tenere il ladro per un turno ancora lì. Cazzo, perché hanno difesa? Perché avete difesa? Si può sapere. Uso la spada d'acciaio, così prendo anche più esperienza con la spada. Dai che devo terminare sta cosa di video. Ok, qua posso tranquillamente mettermi a sfondare il muro. Devo solo tenere qua il ladro ancora per un turno. E poi provare a ucciderla. Non è un problema. Al momento però... Beh, non posso esattamente attirare lui. Va bene. Va bene così. Va bene così. Non mi interessa. Non mi interessa. Voglio solo ucciderlo. Ok, a questo punto Vanessa si leva dalle balle. Dopo essersi ripresa tutta la roba. Colm viene qui e ruba la chiave. Ok. No, dato che sto grindando all'arena, sono soldi che mi servono purtroppo, quindi c'è poco da fare. Allora, difendi, così possiamo levarlo dalle scatole. Oh, Joshua, calmati. Vuoi demolirlo? Beh, posso provare a usare quella d'acciaio. Dovrebbe uccidere. Ok. E sarà un bel fracco di esperienza anche per Joshua. Ora. Liberiamo Colm. Apriamo il muro. E direi di attirare l'ultimo mago. Dovrei sopravvivere. Ok, devo tirare Colm più in qua possibile a quel punto. Così può aprire la porta fin da subito. Ok dai, andiamo avanti. Ah, stavolta schivi, bene, ok. Uff. Questa la lascio a Erika. Ehi Erika, è un po' che non combatti. Se ti fai crittare così mi incazzo. Non farti crittare. Oh, bene. Che quella percentuale di tripla sarà pure bassa, ma non è zero. Non mi fido mai. Beh, mi serve sicuramente curare Colm. Fa sicuramente bene. Come siamo messi? 19, ok, diamoci una mossa. Apro la porta. C'è ancora uno sciamano là dentro. Però ho bisogno che Colm se ne vada fuori dalle scatole.
Franz può prendere Colm e lasciarlo qui, così posso subito aprire le casse appena lo sciamano è morto. E per il momento direi che siamo a posto, dobbiamo solo eliminare Tirado e poi abbiamo finito. A Kyle piace schivare flussi, ho notato. Non mi lamento. Otteniamo una bella spada d'argento. Ehi, Efraim, vieni qui. Dobbiamo darci dentro adesso. E poi quasi sicuramente mi metterò a mettere su supporti per questi due. Non voglio vedere questa cosa. Ok. Sapete che c'è questi due? State vicini. Dato che finirò per usarvi entrambi, sicché Lute fa schifo. Volevo dire. Sicché Naimi non collabora, tanto vale che vi metta assieme a voi due. Forse verrà fuori qualcosa di buono. Ok, vediamo di prepararci. La frusta Elysia si può usare sui cavalli di Pegaso, quindi su gente come Vanessa. E non è mai male. Mamma mia, che sberle che mi tiri. Però ti doppio. Devo solo prepararmi adeguatamente. E Tirado morirà in un singolo turno. Al massimo due. Perciò mi serve ancora alcuni elementi. Ok. Ora. Ce l'ho pianto qua davanti con la Regenlife. Se Tirado non muore, posso semplicemente terminare il prossimo turno e farla finita lì. Sì, cura, dai. Tirado, ok, facci sotto. Ahia, lo sberlone. Efraim, crita, ti prego. Ah, peccato. Ci avrei goduto tantissimo. Ok, non ho mica paura di Walter io. E intanto montiamo ancora velocità. Ok. Direi che rimarrò un po' qui a montare supporti e curare gente. Dopodiché vedremo la fine del capitolo. Perciò rimanete con noi. Ok, come ho detto, ho montato su un supporto sia per Arthur che per Lute. Arthur ne avrà sicuramente bisogno perché la magia della luce non fa esattamente molto male. Mentre Lute, a Lute servono le difese, che sono per lo più date dalla finita ghiaccio. Mentre il supporto che riceve Erika da Efraim, essendo di tipo fuoco, che è il migliore del gioco, farà sicuramente comodo più avanti quando si rincontreranno. Ora, ci sono un po' di cose che dobbiamo fare. Un po' di dialoghi che dobbiamo sopportare, quindi sopporterete con me. E poi abbiamo una ragazzina a caso. Ma quindi sai degli zombie tu? Sapete che c'è? Ho detto che l'avrei fatto, quindi la dovrò far durare questa puntata. Siate pazienti. Leon.
un anno e un mezzo fa. Troppo bello. E questo è Leon. Credo che sia la prima volta che lo vediamo. Frame, l'ignoranza come sempre. Ovviamente. Beh, è un forte guerriero. È più veloce di Joshua. E ce ne vuole per essere più veloce di Joshua. È vero che sono sopra di, è sopra di 5 livelli rispetto a Joshua, ma... Ok. Non ti imbestialire, Frame. Poveretta, è ritardata. Non ha guadagnato forza tutto il tempo. Povero. Vabbè, 2S per forza. Un cazzo in generale. Cosa c'è di romantico nel governare un regno? Questo mi rende perplesso. Un pochino. Ma scusa, ma non... accolgono persone che hanno richieste anche durante il cuore della notte? Ma... Oddio. Sì, infatti. Possiamo tornare a Frelia, per favore? Così passiamo alla parte importante di questa puntata. È importante questa puntata. Se siete arrivati fin qui, bravi. Mi meritate un biscotto. Però veramente mi serve la vostra opinione. E vedrete tra poco il perché. Anch'io sono felice. Entra nella mia squadra, ti prego. Perché dovrebbe tornare? Immagino per i rifornimenti. Eccolo! Oliver Queen. No, aspetta. È Innes. È bastardo, sì. È spaccone come sempre. Ah, vedi. Si rende conto. Ah, beh, sono stato bastardo. Forse devo tenere la bocca chiusa. No, infatti, sempre lo stesso ignobile idiota.
Eh beh. Dana, tu parli troppo. Bene. Salve. Ho dimenticato il tuo nome. Aiden. Ciao Aiden. Wow, davvero? Ok. Ok, Mir. Per l'amor di Dio, Andrago. Sì, i Manakit. Ok. Sale è il tizio che sta cercando Mir a coso, a Seraphew nel capitolo 5. Ti prego, non parlare in terza persona. Ok. LOL. Quei due sono probabilmente i più difficili da uccidere di tutti i sei generali. E la torre, che è la che entra e uccide il mondo. Frega niente proprio. I Freliani sono sempre chiaramente sono sempre stati uno schifo a difendere qualunque cosa. L'abbiamo già visto anche nel capitolo 1. Sì, in effetti. Stan, morto. Ok. Deve essere sempre l'ultima parola, deve avere Sellac. Eh sì, sarà divertente. Madonna che sberlone questa puntata. Ok. Siamo già a 35 minuti ed è tantissimo.
Bene. Ovviamente Efraim deve prendere l'approccio diretto. Ovviamente. Abbiamo ricevuto un po' di fondi, il che mi fa comodo. Sì, starei bene. Senza supporti non credo, però... Ehi, sono ottimista. Ben detto. No, no, mi fido di te, Efraim. Ok, ragazzi. Se siete arrivati fin qui... vuol dire che siete in gamba. Se no, vi lascio un link in descrizione. Ho lasciato un link in descrizione e quindi siete arrivati lì per quel motivo. Questo è veramente, veramente importante. Perché determinerà dove andrò a giocare. Le strade di Erika e Efraim si separano. Chi vuoi accompagnare? Solo una delle strade sarà accessibile per questo let's play. E voglio lasciare a voi il compito di scegliere dove arriveremo, dove essenzialmente proseguiremo la storia. Quindi io salvo qui. Si può andare o a Roust o a Graith con Erika o Efraim. Sta a voi, lasciate un commento qui sotto, le modalità sono direi sempre le stesse a sto punto. Lasciate un commento con l'hashtag Erika o con l'hashtag Efraim per decidere dove volete che vada. E la prima persona tra Erika e Efraim che riceve 3 voti sarà quella protagonista per i prossimi 7-8 capitoli. Perciò con questo direi che abbiamo concluso. Io sono Shadow Yoshi e questo era Fire Emblem The Sacred Stones. La prima parte è finita e ci rivedremo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. E per ora abbiamo concluso, perciò alla prossima, bella!